La penisola araba è un territorio molto grande, quasi 9 volte l'Italia. Il paesaggio è prevalentemente ricoperto di deserti sabbiosi o di zone steppose semiaride. Gli unici ambienti che permettono la vita sono le oasi. L'oasi è un luogo in cui si trova l'acqua e se c'è acqua è possibile la vita. La profonda conoscenza di dove si trovavano le oasi permetteva gli spostamenti ai beduini nel deserto. L'animale perfetto per questi spostamenti e per vivere in questo ambiente è sicuramente il cammello, il mezzo di locomozione preferito per i nomadi che abitavano la penisola araba. Questi uomini si spostavano da un'oasi all'altra, dove incontravano i contadini sedentari, cioè quella parte della popolazione che aveva deciso di insediarsi nelle oasi dove era possibile coltivare e costruire paesi e città. In questa cartina si vedono le piste che i beduini conoscevano per poter attraversare il deserto. In alcuni casi le oasi potevano essere molto grandi e quindi potevano essere costruite addirittura delle città, come ad esempio Medina o la Mecca. La Mecca è una città molto particolare perché vi sorge la Kaaba, cioè l'edificio in cui è conservata la pietra nera, che è venerata dagli arabi come pietra sacra. Le tribù dei beduini veneravano molte divinità diverse, divinità che appartenevano o alla loro tradizione tribale oppure che appartenevano ad altre religioni, come ad esempio quella ebraica e cristiana. Sarà un uomo speciale che riuscirà a raccogliere tutti i gruppi disgregati, tutte le varie tribù, e a trasformarle in un unico grande popolo, unito dalla fede in un unico Dio, Allah. E quest'uomo è Maometto. Il profeta di Allah nacque nel 570 d.C. Apparteneva alla potente tribù dei Quraysciti, abitanti della Mecca, la città sacra dove affluivano pellegrini da tutta l'Arabia per adorare le divinità locali. Orfano di padre dalla nascita, la madre Amina lo chiamò Muhammad, che significa il più lodato. Dopo la morte di Amina, Maometto fu affidato allo zio, Abu Talib, un commerciante che compiva lunghi viaggi con la sua carovana. Fu in quegli anni che Maometto conobbe la vita nel deserto, finché un giorno fu assunto come capo carovaniere da una ricca vedova, Khadija, che sarebbe diventata sua moglie. Una notte, era il 612 d.C., Maometto dormiva in una grotta del Monte Ira, quando l'arcangelo Gabriele apparve e gli disse queste parole. Tu sei il profeta di Allah. Era l'inizio della sua missione tra i popoli per diffondere il messaggio dell'unico Dio. In pochi, però, erano disposti ad ascoltarlo. Maometto si ritrovò isolato dal suo stesso clan. Nel 621 d.C. lasciò la Mecca insieme ai suoi discepoli e trovò rifugio a Yathrib, l'attuale Medina. Qui fu edificata la prima moschea e la comunità islamica crebbe fino a diventare la più importante della città. Prima mercante, poi profeta, a Yathrib Maometto divenne un guerriero. Dopo una serie di battaglie contro i clan locali, nel 630 d.C. marciò con i suoi uomini sulla Mecca. La città non oppose resistenza e Maometto vi entrò con un esercito di ben 10.000 fedeli. Morì soltanto 2 anni dopo e le sue parole furono trascritte nel Corano. I successori di Maometto, i califfi,
continuarono a guidare questa popolazione e soprattutto allargarono i possedimenti dell'impero. In questa cartina ti fa vedere che alla morte di Maometto questa era la zona conquistata dagli arabi. Nel 661 le conquiste arrivano in questa zona e la massima estensione dei territori arabi nel 700 arriverà praticamente alle porte dell'Europa. Le conquiste arabe si susseguono veloci. Ripercorriamone le tappe. L'impero arabo islamico ha origine nel VII secolo dalla penisola arabica, dove, per opera del profeta Maometto, numerose tribù pagane e politeiste si convertono all'Islam. Stabilitosi alla Mecca, Maometto comincia la sua predicazione. I suoi attacchi contro i falsi dei infastidiscono i potenti mercanti della città, che cominciano a perseguitarlo e lo inducono a fuggire a Medina nel 622. Da qui il profeta proclama la guerra santa, in arabo jihad. Gli arabi marciano verso le terre bizantine, al confine con l'Arabia, e nel 638 conquistano la Siria. I confini dell'impero romano d'Oriente si ritrovarono ridotti alla penisola balcanica e all'attuale Turchia. Nel 644 gli arabi completano la conquista dell'impero persiano. Nel 642 assoggettano l'Egitto e marciano verso la costa dell'Africa settentrionale, raggiungendo gli attuali Marocco e Tunisia, e di lì la Spagna e la Sicilia. Intanto, nell'area continentale dell'Europa, dominano i Franchi. Il loro regno raggiunge con Carlo Magno la sua massima espansione. Il re Franco, in nome della fede, combatte contro i popoli non cristiani. Le sue truppe, guidate da Carlo Martello, fermano gli arabi a Poitiers. In realtà l'unità tra gli arabi non durò a lungo. Sorse una questione intorno alla nomina dei califfi, una questione che divide il mondo arabo ancora oggi. Quando Maometto era morto, non aveva indicato il suo successore e quindi in pratica la popolazione si divise in due parti. C'era chi sosteneva che il successore, cioè il califfo, avrebbe dovuto essere qualcuno della stessa famiglia di Maometto e chi invece pensava che il successore avrebbe dovuto essere Ali, il genero di Maometto. Col passare del tempo le due fazioni si separarono, si allontanarono sempre di più e ancora oggi si combattono. Questa è una cartina che ti fa vedere dove sono dislocate le due famiglie diverse, cioè quelle degli sciiti e quelle dei sunniti. E questa invece è una breve, è un breve riassunto che ti spiega come siamo arrivati fino a questo punto.